Un match, quello tra russi e tropical coreano, che vedeva dunque la discesa in campo della squadra riminese a pochi giorni di distanza dalla quella che è stata una sentenza che ha scombussolato la classifica, con il tropical precipitato ai piedi della zona playoff che prima comandava dopo la penalizzazione di 5 punti. Andiamo a vedere le immagini dell'incontro e subito testimoniamo la traversa colta da Montebelli, subito pericoloso dunque il tropical, poi dalla parte opposta al 14° Placci che spedisce sul fondo, calcio di punizione effettuato in area di rigore, viene anticipato però magari al 17°. Sempre russi in attacco dopo la partenza bruciante del tropical, la deviazione sul tiro di Filippi che per poco non sorprende il portiere del tropical Romani, ma spinge i russi, trova solo l'esterno della rete Fontana al 21° minuto, poi si rivede il coreano con Scognamiglio, conclusione parata per lui. Spostiamoci al 35°, il cross dalla destra che trova in area di rigore Gori, cerca di mettere al centro un pallone, doppio tentativo, alla fine è comoda la risposta del portiere Casadio. Si va all'intervallo col punteggio sullo 0-0, si ricomincia a giocare nel secondo tempo, in attacco il coreano, il pallone che sbatte sulla traversa e poi combina una papera assurda il portiere del Russi, che viene ingannato dal rimbalzo del pallone, se lo fa sfuggire come una saponetta, insomma regala il vantaggio al coreano. Siamo dalla parte opposta, reclama in questo caso il Russi per un possibile rigore al 55° minuto, poi al 61° ancora in attacco i padroni di casa con Filippi, deviazione in corner, calcio di punizione per il tropical con Alijayei, pallone deviato sul fondo dalla parte opposta, ancora il russo in attacco, il tacco di So, la battuta di Farnetti, anzi chiedo scusa, di Filippi, alla fine si salva il tropical, ci prova ancora il russi con questa conclusione, niente da fare, spostiamoci ancora con Farnetti che mette al centro il cross al 80° minuto, la palla stoppata in area di rigore, la conclusione di Troncossi che viene rintuzzata e alla fine sì, questa palla l'opera di Casadio costa tantissimo al Russi, perché arriva la sconfitta casalinga con la Russi sorpreso dal tropical coreano col punteggio di 1-0.